La trattativa è nata verso febbraio-marzo, c'erano in ballo un po' di cose, però la voglia, insomma, di tornare a casa si faceva sempre più forte, quindi ho deciso di tornare a casa a Treviso, insomma. È strano vestire la maglia dei Leoni perché comunque anche da piccolo giocavo contro Treviso, col Mogliano, sempre visti come avversari. Quindi è un mix di emozioni strane, però è interessante, è intrigante. Ovviamente sono super contento e gli obiettivi sono quelli tranquillamente di poter puntare al titolo l'anno prossimo perché Treviso ha dimostrato in questi anni che può veramente competere contro tutte. Sì, conosco molto bene Treviso, sono nato a Venezia ma ho sempre vissuto a Mogliano, quindi negli anni ho sempre passato la mia vita in queste zone. E ti dico, sono davvero contento anche di poter rappresentare la mia provincia, insomma la mia città, e non vedo l'ora di giocare a Monigo. Sono partito con il ruolo di mediano di mischia all'inizio, in Under 18, nei primi anni di accademia. E poi ho cominciato per un paio d'anni, no, due o tre anni ho giocato apertura. Sono arrivato alle Zebre come apertura e dal secondo anno ho cominciato a giocare estremo, che è il ruolo un po' che prediligo, insomma. Però a Sei Nazioni mi è capitato di ricoprire il ruolo di ala, quindi insomma sì, sono a disposizione nell'emergenza, insomma. Sono stato operato all'anca sinistra a inizio marzo, sono stato molto fortunato perché è stato proprio prima della pandemia, quindi prima della quarantena. E niente, ho fatto questo percorso di riabilitazione un po' a casa, un po' venivano i ragazzi qui, i fisio della Benetton. Ora sono con Giorgio, con gli RTP. Direi che il percorso di recupero sta andando molto molto bene, sono molto contento e niente, speriamo di poter tornare presto con la squadra. Sì, conosco già praticamente tutti, il clima qui è stupendo, mi trovo davvero bene, i ragazzi mi hanno accolto come se fossi già uno di loro e per questo sono veramente grato perché non è sicuramente stato facile passare da Zebra a Treviso, quindi adesso sono contento e voglio allenarmi con loro, non vedo l'ora.